Quest'anno per la prima volta possono godere di 10 milioni di euro in più, a testimonianza di un buon lavoro fatto dal centro-sinistra negli 5 anni precedenti al governo della Regione. Ci aspettavamo da un governo che si definisce un governo di cambiamento per l'Abruzzo che su questi 10 milioni ci fosse una forte impronta di cambiamento. In realtà invece si finanziano leggi che non ancora sono state presentate, non ancora sono state approvate. E invece per la Regione Verde d'Europa, zero per quanto riguarda l'ambiente della nostra regione, zero per quanto riguarda gli impianti di depurazione che per molti comuni non ancora ci sono, zero per quanto riguarda i piccoli comuni che invece vivono situazioni di dissesto idrogeologico e che avrebbero bisogno invece di investimenti anche per prevenire situazioni future. Ecco, su questo noi ci aspettavamo un cambiamento non l'abbiamo registrato.